Eccoci qui, la rinuncia come strumento di crescita e di comprensione personale. Beh, vediamo cosa dice Bert Hellinger, questo grandissimo studioso di quello che è il mondo poi chiamato costellazioni familiari. Alcuni mi chiedono se io mi occupo di costellazioni familiari. No, io mi occupo di studiare quello che è il campo morfogenetico, cioè la struttura genealogica e quella personale, come queste si rapportano e quel fluire di eventi che passano da una generazione all'altra, talvolta anche con scadenze identiche. E oltre a quello mi occupo anche di chiaroveggenza. Cos'è la chiaroveggenza? È riuscire a vedere oltre quello che è il confine della vista, cioè vedere al di là del tempo e dello spazio stesso. Oltre a questo mi occupo di Feng Shui, l'arte della disposizione dell'arredo, ma è molto, molto di più. È una specie di cabala dello studio di quello che è il mondo dentro casa. Oltre a questo, poi amo l'aspetto simbolico dei tarocchi. Hellinger è convinto che sciogliere delle convinzioni personali possa diventare una grande opportunità di crescita, perché noi siamo talvolta convinti di un qualcosa e non ci rendiamo conto che magari stiamo con due bistecche sugli occhi, perché se tolte queste bistecche forse vediamo un sole splendente. Facciamo un esempio. Marco pensa: il successo è la mia chiave di svolta nella vita, è ciò che mi darà felicità. A un certo punto Marco mette in discussione le sue credenze e dice: ma ha veramente senso che io corra così tanto dietro al successo e mi senta frustrato per il fatto di non raggiungerlo? O forse vediamo il successo è un qualcosa che è abbinato al desiderio di mostrare molto spesso ai propri genitori, è una cosa inconscia, quello che è il papà, soprattutto anche se si traveste di quelli che sono gli amici, i parenti, tutti quanti che dicono poi nel tuo mondo, nella tua testa, è raggiunto il successo, sei un grande. Beh, Marco dice: ma ha senso tutto questo? Rinuncia a questa sua credenza, chiamiamola credenza. E alla fine scopre che mollando la presa può trovare delle grandi soddisfazioni, nel senso che comincia a pensare forse di più a se stesso che a quel se stesso del futuro che non si realizza, quel se stesso che gli sta consumando giorno per giorno le energie. Poi un altro esempio, per esempio in ambito sentimentale, immagina Sara, una persona. Lei è convinta di non essere degna di essere amata e di amare soprattutto. Comincia a dire: ma è proprio vero questo? E comincia a rinunciare a quelle convinzioni. E questo si rende conto che avvicinandosi a quello che è il suo proprio cuore, quella che è la sua propria energia del suo cuore, può scoprire che qui dentro ci sono grandi opportunità da vivere, grandi soddisfazioni in ambito sentimentale. Quando una persona non si sente degna di essere amata o di amare è perché a volte ha vissuto delle sconfitte, è stata lasciata più e più volte, come per dire: tu non sai amare. E nel momento in cui si convince che non è vero tutto questo, ma che c'è uno schema dietro, c'è uno schema che la sta bloccando, beh, a quel punto lei potrebbe avere delle meravigliose storie sentimentali. Oppure un altro esempio in ambito economico: sei sicura che continuare a lavorare in quell'azienda che non ti dà soddisfazione sia la cosa più giusta? O forse rinunciare e dire: comincio a mollare quel lavoro e mi dedico a qualcosa che veramente mi piace. Altro esempio sono capacità come il talento. È presente le persone che hanno grandi capacità come di dipingere, di creare pezzi musicali, di scolpire. Quando una persona ha queste capacità, perché continuare a perseverare in situazioni, per esempio, che non sono soddisfacenti? Io so di un caso di una persona che tutto il giorno doveva dipingere sempre lo stesso identico quadro, cioè più e più copie dovevano essere fatte a mano. Era praticamente un mercato di questo tipo, esiste ancora e oggi viene più dalla Cina. Ma cosa accadde un giorno? Che cominciò a credere in se stesso e a quel punto cominciò a dire: io basta, mollo tutto questo e mi metto a dipingere con il mio nome e senza far tante copie. E aprì un laboratorio per conto proprio e riuscì a emergere come pittore. Non ha avuto un grandissimo successo, però è decisamente più felice e quando è sera può chiudere gli occhi con una certa serenità.
Altre volte, per esempio, la rinuncia può riguardare il basta, smetto di portare rancore ad una determinata persona. Avete presente quelle persone che si corrodono perché pensano addirittura tutto il giorno a quella persona e la nominano continuamente perché ce l'hanno proprio qui? E questa Carla, questo personaggio inventato in questo momento, è un personaggio che comincia a mollare questo rancore. E che cosa fa? Fa una cosa molto importante, che è evoluzione personale pura questa. Si lascia andare come di istinto, lascia andare le parole per telefono o di persona nel tentativo di riconciliarsi nel rapporto. La migliore strategia è quella di lasciare che la mente si arrangi. Tira fuori due o tre parole delicate senza passare per l'umiliazione e, rinunciando al rancore, scoprirai che forse quelle parole che scivolano dritte verso il cuore, come ho detto poco fa, ti fanno entrare in un momento di serenità che forse non vivevi da anni, perché la rabbia, ricordiamoci, in numerologia è associata al numero 15 e il numero 15 ha una particolarità: oltre a essere associato alla rabbia è associato al guadagnare, al rapporto sessuale, al rapporto sentimentale passionale e a tantissime altre cose. Beh, in quel momento l'inconscio dice: io devo cercare un modo per far risparmiare energia al cervello, perché il cervello lavora per risparmio energetico, ricordiamocelo, è una macchina perfetta. Questo dedicarsi al mollare la rabbia ti può portare a maggiori profitti, ad avere un rapporto migliore con te stesso, con gli altri e, perché no, anche a livello sessuale, a livello di empatia con la partner o il partner. Dentro a questo campo energetico, e tu con i numeri, con la tua data di nascita per esempio, attraverso dei conteggi riesci a capire praticamente ogni cosa che accadde nella famiglia. E se mi segui da Facebook, qui sopra trovi un link, e qui sotto lo trovi invece in YouTube, beh, cliccalo, perché ti permetterà di entrare in quello che è il mondo dell'eccellenza, la Nez Academy, un percorso semplice e completo. Avrai la capacità di riconoscere quelli che sono i blocchi, è presente il ripetersi di certi schemi, riuscirai a riconoscere la ciclicità che ti coinvolge e che coinvolge le persone che si rivolgono a te. In un attimo riuscirai a riconoscere quelle che sono le dinamiche che non permettono ad una persona di raggiungere i propri obiettivi. Inoltre hai la possibilità di poter entrare in quello che è il percorso della chiaroveggenza, e non è pensare ma è vedere, è molto diverso da come si concepisce di solito. Il Feng Shui, l'arte della disposizione dell'arredamento, diciamo che è una specie di cabala dove tu hai la capacità, dal divano della tua migliore amica, di riuscire a capire com'era l'infanzia di suo nonno. E poi la tarologia, riconoscere i tarocchi. Beh, insomma, ci sono tante tante cose, ma ricordati, tutto parte dalla numerologia. Diventerai una persona esperta. Leggi anche le recensioni che girano di questa mia accademia, l'Accademia d'Eccellenza. Tu puoi diventare eccellente. A seguire, dopo che avrai compilato il modulo, tu avrai la possibilità di essere contattata da una persona che, è una mia responsabile, ti farà avere del materiale. Tra l'altro ci sono anche i prezzi, c'è tutto, e potrai anche avere un incontro personale con me. Anzi, a dire la verità, è pure necessario avere un incontro per capire i tuoi punti di forza, dove agire e come riuscire a farti fare il corso al meglio. Mi raccomando, tu ce la puoi fare, anche tu potrai essere eccellente grazie all'Accademia dell'Eccellenza, la Nez Academy, l'accademia più eccellente e la più imitata in Italia. Quindi mi raccomando, qui sopra in Facebook e qui sotto in YouTube, clicca, fallo ora, in questo momento. Entrerai in quello che è il secondo mio sito, dopodiché, una volta compilato, vai a visitare anche l'altro sito. Ma mi raccomando, compila quel modulo. Un abbraccio, ciao ciao!